Quello della percentuale di massa grassa è un concetto che può trarre un pochino in inganno. E cercherò di fare un esempio pratico. Facciamo finta una persona che pesa 100 kg e che ha 20 kg di grasso, vuol dire che ha il 20% di massa grassa. Se quella stessa persona beve 2 litri d'acqua, a quel punto peserà 102 kg. La massa grassa però è rimasta costante, non è dimagrito e nemmeno ingrassato, però la percentuale di massa grassa si è abbassata, di poco per carità, però si è abbassata perché a quel punto 20 kg di massa grassa su 102 a quel punto di peso non sono più il 20%, ma è leggermente meno. Quindi sì, se hai il 39% di massa grassa e aumenti di massa muscolare, la percentuale di massa grassa si abbassa, anche se non stai dimagrendo, a patto che anche i liquidi rimangano costanti, quindi che il tuo peso aumenti, ma la massa grassa no.